Taglio del nastro per una nuova filiale di Banca Valdichiana, la prima dopo l'unione con il credito cooperativo di Chiusi e Montepulciano dello scorso 1 luglio. Lo sportello di Pia Valtoppo è un ulteriore passo in avanti verso la copertura del territorio di maggiore interesse per l'istituto di credito che, come ha sottolineato Fulvio Benicchi, direttore di Banca Valdichiana, permette all'istituto di poter essere a tutti gli effetti la banca del territorio. Siamo arrivati a 26 filiali che coprono molto bene tutto il territorio e stamattina siamo qui per la 27esima filiale a Pia Valtoppo nel comune di Civitella, che era l'unico comune dove non eravamo fisicamente presenti con i nostri sportelli. Pertanto abbiamo, diciamo, rispettato il piano industriale approvato in consiglio d'amministrazione in tempi brevissimi, perché 1 di luglio ufficiale la data della partenza, 9 di luglio l'inaugurazione della filiale, proprio per dare subito una risposta a tutto il territorio, che vogliamo veramente fare la banca del territorio. Pertanto questo è il primo passo, il secondo passo sarà quello di riorganizzare anche la nostra presenza nella città di Arezzo, proprio per prendere quella dimensione di banca del territorio a copertura di quella che è la nostra zona di operatività, che oggi si racchiude in 17 comuni. Tutto il sistema bancario sta attraversando un momento particolarmente turbolento, diciamo. Noi controcorrente, come banca di credito cooperativo e banca locale, invece con coraggio vogliamo testimoniare il forte legame che ci lega con il territorio, il nostro territorio di insediamento. Stamani mattina, con l'apertura della filiale qui a Pia Valtoppo, vogliamo proprio testimoniare questo forte legame con questa comunità, in modo particolare con tutta l'area della Valdichiana Aretina, dove la banca è già presente ormai da diversi anni, con 8 filiali, di cui 3 proprio sulla città di Arezzo. Questo è un obiettivo primario del nostro piano strategico, del piano strategico di fusione, e quindi in questo mi sento di ringraziare i precedenti consigli di amministrazione che hanno voluto e lavorato intensamente per il perseguimento di questo importante obiettivo.